Salve ragazzi, come vedete siamo qui con Sniper Elite V2. Iniziamo la partita. La macchina da guerra di il maggiore samurai sta dicendo Sniper Elite. Vabbè, saltiamo questa parte di storia, diciamo. Prendiamoci questa cazzina. Gioco uscita recentemente, abbastanza buono, si potrà meglio. Andremo qui a cercare che se ci sono diverse zone dove sarà disponibile anche combattimento ravvicinato. Scontiamo un attimo cosa dice il nostro personaggio. Non Eisenberg arrivò puntuale e senza nascondere la sua vita pace, così come il suo contatto russo. Ricordo, basato tutto sul cecchinaggio, questo gioco è grafica molto buona. Il campo era sgombro, una leggera pressione sul diritto e del giorno. Dovevo solo uscire il momento giusto. La piazza era ben coperta, quindi non c'era nulla di cui preoccuparsi. Dovevo mirare poco sopra il bersaglio per compensare la traiettoria. Ho trattenuto di respiro per migliorare la mira. E poi, si può decidere se attivare la balistica dei proiettili o meno. Tanto non l'abbiamo attivata, difficoltà massima, non ci metto di quel puntista. Bellissima questa kill cam del gioco. Abbiamo provato ad uccidere Sanji Monumenta, perché se non so se è possibile. E dai, che dai. Naturalmente non lo prenderemo in testa, prenderemo mai in distanza, infatti non ci sono le gambe. Vediamo adesso, non lo prendiamo. Oh, questo sì, invece. Questo sì. Questa zona si fa molti punti. Non ancora, niente, diciamo, no, corpo vitale. Ci sono. Controlliamo, non uccide nessuno. Sto dicendo, la grafica è molto buona. Qui se avessimo fatto il tutorial, vedete proprio su quel punto d'arma ci dovrebbe essere stata una ninja, ma non avendo fatto il tutorial, non c'è, come ben vedete, con la matista non ci ho trovato militare. Ok, possiamo andare avanti. Stavo dicendo, avremo anche delle zone in cui dovremo correre, ad esempio, come adesso. Uccidere giù la sinistra obiettivo, c'è un carro armato. Noi dobbiamo scappare. Eccoci qui, il nostro obiettivo, adesso. Vado tutto, non saremo più sdraiati, dovremmo superare questa zona che è pulva di tedeschi. Ecco, purtroppo non sono riuscito a testa. Purtroppo non fa cosa brutta di questa pista. Ok, ripetizione un po' scomoda. Comunque una cosa buona è che è silenziato. Le munizioni dell'arma a corto raggio, come ad esempio. Guardate, ancora sono tantissime munizioni. Comunque si deve dire che non sono stato molto preciso. Una testa, un altro trinco. Tirava con le uniche. Luftweiter.
vedo nessun altro. Adesso sali per la via e... se avrete più condizioni di cose di fare un giretto tra le vagone che non per piacere. Troverete poche munizioni, meglio di niente. Non capisco chi ci sta sparando, anche perché non lo vedo. Ah, la testa. Non so, siamo finiti, non spero. Condizioni per mosso, visto ci conviene restare accovacciati in modo che andiamo avanti, non c'è un co. Sembra che non ci sia nessuno. La testa c'è un cicchio laggiù. Vediamo se si riesce a prendere la testa. Spero di sì. Spero di sì. Oh sì. Questo è un lancio, ragazzi. 115. Dobbiamo uccidere abbastanza in pietra questo. Mamma mia, da dietro la copertura con la testa, ragazzi. C'è un tempo. Ancora in pista? No. Sì, sì, sì. Un altro colpo alla testa. Un altro? No, questo è. Von Eisenberg era morto. Era un'altra dimensione. I russi e i tedeschi lo avrebbero saputo. Ancora quattro. Ricordo che questo gioco è ambientato nella seconda guerra mondiale. Mi sono detto che il mio prossimo obiettivo era il dottor Gunther Kreidel, un esperto di endoreattori. Stava attraversando la città in un convoglio blindato. Credevamo che portasse con sé dei documenti che mi avrebbero condotto al centro di produzione del V2, dove attendevano gli altri tre scienziati. Avevo identificato un punto sul percorso in cui piazzare un ordigno per fermare il convoglio. Ovviamente l'area era ben difesa, proprio come immaginavo. Allora, iniziamo subito con un unico qui davanti a me. Spero si fermi. Avremo tutti i tempi di testa ed ecco colpo alla testa. Attenti che c'è un altro lì giù, se non sbaglio dovrebbe essercene anche un altro. Ci ha dato una posizione Wirot. Mi raccomando di usare bene la pistola perché è abbastanza difficile, dato che un'arma dall'avvicinato non è facile sparare in testa. Oh sì, questo mi è piaciuto. Quindi subito mentre la cosa, se ci conviene la corda. Magari restiamo accorciati adesso che sono venuto, dato che si tuffa anche, non avevo pensato. C'è una rana così. Abbiamo trovato cos'era, un lingotto.
questo sia solo, diciamo, oggetti da collezionare in questo caso, anche se non ne sono del tutto certo. A questo punto credo si vada avanti normalmente. Cecchino con il suo. Tentiamo di caricare un po' per evitare stavolta è andata abbastanza male perché l'obiettivo era anche fermo, ho dovuto prenderla facilmente in testa, però mi dispiace. Andiamo avanti, qui saremo questa scala. Non so se lo sentite questo leggero rumore con una radio. Ricordatevi che quando sentite con un rumore perché ce ne sono dei problemi con le vicinanze. In questo momento, devo dire la verità, ho sbagliato a ucciderlo con la pistola, perché sarebbe stato meglio ucciderlo tramite, cioè diciamo con attacco alle spalle, e purtroppo non ci sono riuscito. Adesso avremo un obiettivo abbastanza facile da uccidere, quindi mi allontani il più possibile. Eccola lì giù. Beh, proprio vicino all'occhio. Un po' vicino, diciamo. Le unità nemiche si sono già allarmate. Vediamo di più. Spero di averlo preso in testa, spero. Mannaggia la